Allora ragazzi, da una parte del naviglio c'è un fondo che risparmia, dall'altra parte del naviglio c'è un fondo che spende. Da una parte del naviglio c'è un fondo che vende i giocatori, dall'altra parte del naviglio c'è un fondo che acquista i giocatori. Da una parte del naviglio c'è un fondo che e rinnova i contratti massimo a 6 milioni. Dall'altra parte del naviglio c'è un fondo che può arrivare anche a rinnovare a 9 milioni. Da una parte del naviglio c'è una squadra che può vendere Theo Hernandez. Dall'altra parte del naviglio c'è una squadra che quando arrivano offerte per i big, comunque si mette a contrasto, cioè nel senso e dice se lo volete tanto il valore, altrimenti rimane qua. Però da una parte del naviglio c'è una squadra con i conti a posto, dall'altra parte del naviglio c'è una squadra che ha 40 milioni di rosso nel bilancio. Di chi sono queste parole? Di chi sono queste parole? Indovinate, dai, 5 secondi sempre. Sono, come al solito, del nostro amico bandito. Perché ha detto queste parole? Adesso vi spiego perché. E ragazzi, io no, davvero, ci tengo a dire questa cosa qua. Io non ho niente contro il Milan e contro i milanisti. Davvero, proprio lo dico col cuore. Io non ho mai accusato il Milan, per esempio, no? Al contrario dell'altra squadra. Non ho mai accusato il Milan di aver rubato. Mai, mai. Io ho sempre detto il Milan, quando ha vinto perché è stato più forte. Anche 2 anni fa, che per carità, l'Inter era più forte. Però ehi, quando l'Inter ha sbagliato, il Milan ne ha approfittato ed è giusto così. Quello è il calcio e basta, non è che ce la possiamo prendere con il Milan. Il Milan è stato sempre una squadra, cioè nella sua storia, quando ha vinto, ha meritato la vittoria. Con i milanisti, a parte i soliti fanatici, ma i fanatici stanno dappertutto, anche tra gli interisti, no? I tifosi. Non è che i fanatici stanno solo nelle squadre con gli altri colori. E con i milanisti puoi parlare, puoi ragionare, poi con la maggior parte, no, dei milanisti, dico, senza litigare, senza usare paroloni, mentre con la maggior parte, no, degli juventini questo non lo puoi fare, non lo puoi fare. Ci sono, per carità, gli juventini, c'è cioè, gente con cui puoi fare un ragionamento, magari non trovi l'accordo sul ragionamento, però ci sono tanti juventini con cui puoi ragionare. Ma quei tanti che dico io sono davvero una piccola percentuale di tutti gli juventini. Al contrario del Milan, io non posso dire che la Juve abbia vinto nella sua storia senza rubare. Non me la sento proprio. Cioè, ragazzi, è sotto gli occhi di tutti. Lo vedo. Cioè, tutti i tifosi non juventini questa cosa la ammettono. Sono solo gli juventini che non la ammettono. Mi spiego? Trovare uno juventino con cui poter ragionare nei commenti, ma pure in un bar, non è facile, ragazzi, non è facile, perché cioè, se li tocchi la Juventus è come se li stai toccando un familiare, cioè, non capiscono che stai parlando di calcio, no? Comunque, questo per dire che io contro il Milan non c'ho niente, io prendo, cioè, mi piace sentire il bandito e ripetere quello che dice, ma non è che ce l'ho col Milan. Oh. Allora, ragazzi, che è successo? Mi raccomando, iscrizione e like al video. Che è successo? È successo che ieri c'è stato l'incontro Octree Inzaghi, no? E da questo incontro è scaturito che a Inzaghi viene data più centralità anche nello scegliere i giocatori da prendere. Quindi Inzaghi, cioè, non si limiterà a dire: mi serve un centrocampista centrale, mi serve un laterale, un attaccante. No, Inzaghi potrà fare proprio i nomi di questi, degli acquisti che servono. Octree ha, diciamo, ha confermato
La politica, no? È quello che aveva detto l'altro ieri. È la politica che vuole seguire, e cioè migliorare la squadra e cercare di andare il più lontano possibile in Europa e di vincere lo scudetto. Questo non scende perché cioè loro dicono come? Hai tanti debiti e compri. Non capiscono che i debiti, allora la metà di quei debiti non c'è più, perché i debiti di Zhang, non dell'Inter, di Zhang, adesso non esistono più. Octree si è preso l'Inter, quei quasi 400 milioni, 385 milioni, adesso non esistono più, non esistono più, ok? Quindi già stiamo parlando solamente del bond e dei 40 milioni di rosso in bilancio. Il bond, Octree, quasi sicuramente, però ecco, hanno detto che devono capire la strategia da seguire. Comunque, quasi sicuramente lo estingueranno, ok? Quindi l'Inter quest'anno si ritroverà con un passivo di 40 milioni a bilancio. Fate conto che questi 40 milioni 2 anni fa erano 218 milioni, capite? Che anno dopo anno l'Inter ha vinto e ha fatto e ha dimezzato anno per anno i debiti di bilancio, parliamo. Poi, che è successo? Adesso, per esempio, no? C'è questa storia qua di Theo Hernandez che vuole andare via, e quindi no, per loro c'è, cioè, dire scusa, uno dei migliori giocatori del Milan lo facciamo andare via, cioè, pure che ce lo pagano bene, comunque devi andare a trovare quel giocatore che ti garantisca quella qualità, no? E quindi questo già è un'altra cosa che li fa impazzire. Allora, che succede? Che se la prendono, cioè che cominciano a sfottere per Lautaro. Allora, lo ripeto, no? L'ho detto già ieri e lo ripeto oggi. Lautaro non è che se non trova l'accordo se ne va perché c'è Octree. Lautaro, se non trova, se non avesse trovato l'accordo con Zhang, se ne sarebbe andato. 10 milioni più 2 di bonus a Lautaro non glieli dava neanche Zhang. E io sono d'accordo, sono d'accordo. Quando un giocatore esagera con le richieste, per me può andare via. Con quei soldi di Lautaro, l'Inter, tu dagli quei soldi a Marotta e vedi che combina Marotta con quei soldi, va bene? Quindi, cioè, a me dispiace, no? Perché sembra quasi che quando io, cioè, io parlo, no? Non è che parlo perché poi voglio sfottere il milanista, io voglio che il milanista capisca che tutte quelle cose che dicono nei video certi personaggi non sono vere, non sono vere. Poi parliamo di questo 31% di questa società che non ricordo il nome, che loro dicono: vabbè, ma a noi è venuta la finanza, la procura ha aperto un fascicolo perché all'Inter no. Ma io no, penso che può essere, no? Che magari in futuro la procura può anche aprirlo un fascicolo su questa cosa qua, se non si dovesse trovare, diciamo, l'inghippo dove sta, no? Lo può anche aprire, non è che la procura davvero non apre il fascicolo perché sono interisti, mi spiego. Invece quelli riescono a convincere i milanisti che nei tribunali sono tutti interisti. Cioè, ragazzi, ma davvero stiamo arrivando a un punto che lo youtuber influenza il cervello dei tifosi. Non va bene così, non va bene. Perché lo youtuber si assume tutte le responsabilità di quello che dice. Ma voi ragionate, ragionate, ragionate. Cioè, i debiti dell'Inter oggi sono dimezzati rispetto a 10 giorni fa. Quei 400 milioni, 385 milioni non esistono più. In più, ragazzi, questa cosa è notizia fresca proprio, stanno arrivando nuove sponsorizzazioni dall'America, dall'America. Quello andrà tutto nel bilancio dell'Inter. L'Inter l'anno prossimo già si prevede una chiusura a zero, però secondo Optree si può chiudere anche con segno più nel bilancio, capite? Cioè, io non dico perché fatevene una ragione, sembra quasi voler sfottere, no? Però capite questi discorsi. Cioè, più fate così, più vi mettete in ridicolo, ok? Se uno è un fondo che ha una strategia un po' più che va più sul risparmio, l'altro è un fondo che ha un'altra strategia che vuole investire per vincere e guadagnarci con le vittorie. Punto.